Pace e bene, sono padre Enrico, parroco di questa parrocchia dedicata a Sant'Agnese, Vergine e Martire. E in questi giorni la nostra comunità parrocchiale sta vivendo questi giorni di festa nel ricordo di Sant'Agnese. Sant'Agnese, come ci ricorda la biografia, una giovinetta tra i 12 e i 13 anni che ha consacrato la sua vita a nostro Signore Gesù Cristo, in particolar modo convinta di essere la sposa di Gesù Cristo. E questo diventa per noi, per la nostra comunità parrocchiale, un grande esempio, una grande testimonianza. Diventa per noi un impegno ad essere anche noi come comunità, come cristiani, sempre impegnati a seguire l'insegnamento di Gesù Cristo. Sant'Agnese era ben convinta che essere sposa di Cristo la portava a guadagnare il paradiso. È quello che lei veramente ha ottenuto, anche di fronte al pericolo, anche di fronte a chi la voleva distogliere da questo suo impegno, da questa sua consacrazione totale a Gesù Cristo. E non ha avuto paura. È stata ferma, forte, decisa. La nostra comunità parrocchiale, anche quest'anno, 2019, sta vivendo i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Agnese, proprio perché vuole prendere sempre di più l'esempio di Sant'Agnese, essere una comunità forte, decisa, impegnata ad accogliere l'annuncio del Vangelo. Quel Vangelo che deve essere vissuto, testimoniato. E Sant'Agnese ci dà proprio questo esempio, anche nei momenti di pericoli, nei momenti particolari della vita, nei momenti di dolore, di sofferenza. Essere fedeli al Signore vuol dire trovare sempre il coraggio, il conforto, la forza per continuare il proprio cammino. Ci auguriamo che la Santa ci aiuti sempre, innanzitutto come nostra protettrice, titolare di questa comunità parrocchiale, e il suo esempio ci dia sempre di più, a tutti quanti noi, il coraggio di essere anche noi testimoni fedeli, coraggiosi della presenza di Cristo, del suo amore misericordioso. Sant'Agnese protegga noi e soprattutto protegga tutte le nuove generazioni, perché sia di esempio nel saper sperimentare il vero amore, quell'amore che innanzitutto proviene dall'incontro con Gesù Cristo, colui che ha donato la vita per noi e che ci ha insegnato veramente ad amare. Benvenuti nella nostra comunità parrocchiale Sant'Agnese, una parrocchia veramente ricca di fede, d'amore, ma soprattutto di devozione verso una santa che può sembrare una bambina, ma è una santa davvero potente, ricca di quell'amore che riesce a racchiudere ognuno di noi. In queste giornate a lei dedicate abbiamo cercato di racchiudere dentro a dei semplici quadri, ma soprattutto dentro al nostro cuore, il nostro amore, il nostro affetto verso di lei. Durante queste giornate abbiamo voluto racchiudere all'interno di una stanza dei dipinti che raffigurano la carità, quella carità che ci è stata insegnata da nostro Signore Gesù Cristo, che è stata tramandata ad ognuno di noi, anche attraverso e l'intercessione della nostra Santa Patrona Sant'Agnese. La carità, una parola così piccola, ma ha un qualcosa di talmente importante, ha un significato veramente grande, ricco d'amore verso ognuno di noi.
Ogni quadro che è stato rappresentato dagli artisti del concorso rappresenta appieno quel che vuole essere la carità, espressa non solo da noi stessi dentro al nostro cuore, ma anche attraverso la carità insegnataci da Sant'Agnese. Tante sono state le raffigurazioni, tante sono state soprattutto pezzi della nostra vita che si sono messi a disposizione della comunità cristiana. Siamo davvero lieti di avere come patrona nella nostra comunità Sant'Agnese, una piccola santa, ma dal cuore grandissimo. Come già ha detto Francesco, in questi giorni veramente ci siamo impegnati tutti noi ragazzi e giovani di questa comunità per far vivere al nostro paese giorni segnati dalla grazia e dalla presenza della nostra patrona. Da qualche anno, insieme ai giovani di Azione Cattolica, insieme ai ministranti e a tante altre associazioni della nostra comunità, ci siamo messi insieme e abbiamo raggiunto quello che vuole essere appunto la famiglia e la comunità, e siamo felici che anche quest'anno la comunità di Sava ha dato un esempio da seguire, e appunto l'unità che durante questi anni sta crescendo e vuole continuare a crescere nell'amore fraterno, accompagnati dalla nostra patrona Sant'Agnese. Questa mattina, 20 gennaio, abbiamo percorso alcune strade della nostra comunità con la presenza appunto di tutti i giovani, di tutte le associazioni, il Cuore di Gesù, le Figlie di Maria, il coro che ha animato la Santa Messa, e questo appunto vuole significare l'unità e l'amore che ognuno di noi ha per questa santa e soprattutto ha per questo paese. Questo è tutto e un saluto a tutti dalla comunità di Sava. Salve, o bella celeste eroina, circonfusa di eterno splendore, sei ricolma di grazia divina, tu sei vita e dolcezza nel cuore. Agnese dal cielo ci difenda dal nemico che già ci ferì, e Sava rinasca e risplenda della gloria dei santi di un dì. E Sava rinasca e risplenda della gloria dei santi di un dì. Insieme, pagina 17, l'atto di affidamento a Sant'Agnese. Gloriosa Verginella Sant'Agnese, tu che in mezzo ad una Roma pagana sapessi mantenerti pura ed innocente, e quale candida colomba sorvolasti senza imbrattarti sul fango della mondana corruzione. Tu che in mezzo agli errori del paganesimo sapesti custodire e conservare il prezioso tesoro della fede cristiana. Tu che a soli 13 anni avesti il coraggio di sostenere il martirio, piuttosto che venir meno alla santa verginità che avevi consacrata e votata a Gesù. Deh, per i meriti del tuo sposo divino e per i tuoi, prendimi sotto il tuo dolce e potente patrocinio. Fa che anch'io mi conservi sempre puro e casto tra gli assalti delle passioni in mezzo alla corruzione del secolo. Fa che mantenga sempre viva la fiamma della fede in mezzo alla indifferenza e alla miscredenza del mondo. Fa infine che io sia disposto a sottostare a qualunque disagio o patimento,
piuttosto che venir meno al mio dovere. Amen. Nostra patrona e protettrice Sant'Agnese, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che scegli le creature miti e deboli per confondere le potenze del mondo, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo di Sant'Agnese, Vergine e Martire, di imitare la sua eroica costanza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora ascolteremo due testi che ci richiamano al martirio di Sant'Agnese. Nel nome del Padre che ci ha creato, nel nome del Figlio che ci ha salvato, nel nome dello Spirito Santo che ci consola in ogni tribolazione. Amen. Il Signore che ci ha dato la vita e ci rende capaci di donarla agli altri, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, lasciamo che lo Spirito del Signore guidi i nostri cuori durante questa preghiera, affinché possiamo sentire che il mistero pasquale non si esaurisce nel dolore del crocifisso, ma si compie pienamente nella gloria del risorto. Dio onnipotente, perdoni la nostra incapacità di sperare nella risurrezione che il Cristo ci ha promesso. Abbia misericordia di noi e trasformi la nostra indifferenza in impegno per la vita eterna. Amen. Il ben documentato martirio di Agnese, esaltata da Sant'Ambrogio, supera i confini della Chiesa romana e diventa oggetto di memoria da parte della Chiesa universale. A imitazione del Cristo tuo Figlio, la Santa Martire Agnese ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue tuo prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. Il culto della Santa, già assai popolare nel IV secolo, poggia sull'età giovanissima della fanciulla, 12 anni, e sull'esempio di fortezza reso in un periodo in cui la cristianità di Roma e di Cartagine era funestata da numerose defezioni. Il nome stesso di Agnese, Agnella, ha un bel sapore biblico. Lei, che ha vinto per il sangue dell'agnello, ha realizzato in sé le nozze mistiche che l'agnello celebra con la Chiesa, sua sposa. Dal trattato sulle Vergini di Sant'Ambrogio Vescovo. È il giorno natalizio per il cielo di una Vergine. Seguiamo nell'integrità. È il giorno natalizio di una martire. Offriamo come lei il nostro sacrificio. È il giorno natalizio di Sant'Agnese. Si dice che subì il martirio a 12 anni. Quanto è detestabile questa barbaria, che non ha saputo risparmiare neppure un'età così tenera. Ma certo, assai più grande fu la forza della fede, che ha trovato testimonianza in una vita ancora all'inizio. Un corpo così minuscolo poteva forse offrire spazio ai colpi della spada? Eppure, colui che sembrava inaccessibile al ferro, ebbe tanta forza da vincere il ferro. Le fanciulle, sue coetanee, tremano anche allo sguardo severo dei genitori ed escono in pianti e in urla per piccole punture, come se avessero ricevuto chissà quale ferite. Agnese, invece, rimane impavida fra le mani dei carnefici, tinta del suo sangue.
se ne sta salda sotto il peso delle catene e offre poi tutta la sua persona alla spada del carnefice, ignara di che cosa sia il morire, ma pur già pronta alla morte. Trascinata a viva forza all'altare degli dei e posta tra i carboni accesi, tende le mani a Cristo e sugli stessi altari sacrileghi innalza il trofeo del Signore vittorioso. Mette il collo e le mani in ceppi di ferro, anche se nessuna catena poteva serrare membra così sottili. Nuovo genere di martirio, non è ancora capace di subire tormenti, eppure era già matura per la vittoria. Fu difficile la lotta, ma facile la corona. La tenera età diede una perfetta lezione di fortezza. Una sposa novella non andrebbe sì rapida alle nozze, come questa Vergine andò al luogo del suppizio. Gioiosa, agile, con il capo adorno non di corone, ma del Cristo, non di fiori, ma di nobili virtù. Tutti piangono, lei no. I più si meravigliano che si prodiga di una vita non ancora gustata. La doni come se l'avesse interamente goduta. Stupirono tutti che già fosse testimone della divinità, colei che per l'età non poteva ancora essere ardita di sé. Infine, fece sì che si credesse alla sua testimonianza in favore di Dio. Lei, cui ancora non si sarebbe creduto se avesse testimoniato in favore di uomini. In vero ciò che va oltre la natura e dell'autore della natura. A quali terribili minacce non ricorse il magistrato per spaventarla? A quali dolci lusinghe per convincerla? E di quanti aspiranti alla sua mano non le parlò per farla recedere dal suo proposito? Ma essa è un'offesa allo sposo attendere un amante. Ma avrà chi vi avrà scelta per primo. Carnefice, perché indugi? Perisci questo corpo. Esso può essere amato e desiderato, ma io non lo voglio. Stette ferma, pregò, chinò la testa. Avresti potuto vedere il carnefice trepidare, come se il condannato fosse lui, tremare la destra del boia, impallidire il volto di chi temeva il pericolo altrui, mentre la fanciulla non temeva il proprio. Avete dunque in una sola vittima un doppio martirio, di castità e di fede. Rimase vergine e conseguì la palma del martirio. Tratto dall'opera Reliquie, insigni e corpi santi a Roma di Giovanni Sicari. L'esistenza di questa giovanissima martire, vissuta agli inizi del secolo IV, vittima a 12 anni della feroce persecuzione di Diocleziano, è ben documentata. La popolarità di questa martire e la devozione che ha suscitato in ogni epoca sono tali da ritenere non improbabili le varie leggende, tramandate a voce negli scritti, alle quali si ispira la stessa officiatura liturgica. Attenendosi ad una tradizione greca, Papa Damaso parla del martirio di Sant'Agnese sul rogo. Sembra però più verosimile l'affermazione del poeta Prudenzio e con colui di tutta la tradizione latina, secondo cui la giovinetta, dopo essere stata esposta all'ignominia di un luogo malfamato, per aver rifugiato di sacrificare alla Dea Vesta, venne decapitata con un colpo di spada. Il fatto è così commentato da Sant'Ambrogio, al quale viene attribuito l'inno in onore di Agnes Beate Virginis. In un corpo tanto piccolo c'era posto ove ferire. Le fanciulle della sua età non riescono a sostenere lo sguardo adirato dei genitori, e la puntura di un ago le fa piangere.
ma Agnese offre tutto il suo corpo al taglio della spada che il cornefice brandisce con un furore sopra di lei. Attorno alla sua immagine di purezza e di costanza nella fede, la leggenda ha voluto intessere una vicenda che è la stessa matrice della storia di altri giovani martiri, Agata, Lucia, Cecilia, inserita come lei nel canone romano della Messa. Secondo la popolare leggenda, ad insidiare la pudicizia di Sant'Agnese sarebbe stato addirittura il figlio del prefetto di Roma. Respinto, il giovanotto l'avrebbe denunciata come cristiana e il prefetto Sinfronio in persona, dopo averle invano comandato di rendere omaggio alla dea Vesta, l'avrebbe fatta esporre in un prostibolo. Agnese però uscì prodigiosamente intatta da quella infamante condanna, poiché il solo uomo che arde avvicinarsi a lei cadde ai suoi piedi privo di vita. L'ostinazione del prefetto non gli permise di arrendersi dinanzi al prodigio, e la fanciulla diede la suprema testimonianza a Cristo con il cruento olocausto della sua giovane vita, tenero e candido agnello offerto in dono a Dio. Un antico rito perpetua il ricordo di questo esempio di purezza. La mattina del 21 gennaio vengono benedetti i due agnelli, offerti poi al Papa affinché con la loro lana siano tessuti i palli destinati agli arcivescovi. L'antichissima cerimonia si svolge nella Basilica di Sant'Agnese, costruita sulla via Nomentana da Costantina, figlia di Costantino, verso il 345. Guida fatti uno nell'amore e in comunione con quanti sono morti nell'umile e generoso servizio a Dio e fratelli. Eleviamo le nostre voci per dire grazie a questi testimoni. Ad essi, veri e liberi figli e figlio di Dio, radicati in Cristo, nessuno ha potuto togliere la vita perché l'hanno donata da se stessi. Vogliamo ringraziare il Signore per averci donato questa grande santa. I due testi che abbiamo appena letto e proclamato ci aiutano a capire la figura di Sant'Agnese. E penso che l'immagine del martirio ci terrorizza. Com'è possibile una fanciulla di 12 anni va serena di fronte al carnefice? Fratelli e sorelle carissimi, l'immagine e il messaggio che ci vuole donare Sant'Agnese è la fede in Gesù Cristo. Quella fede che ci deve aiutare, accompagnare sempre anche noi ad aver coraggio, ad affrontare tutto nella nostra vita. Immaginiamo la vita di Agnese senza Gesù, senza il Vangelo, senza l'incontro con lo Sposo Divino. Sicuramente avrebbe accettato tutto quello che gli veniva proposto. Invece la presenza di Cristo nella sua vita la porta a vivere come Cristo ci insegna, liberi da tutte quelle situazioni che molte volte ci appesantiscono, liberi da quel falso amore che molte volte il mondo ci propone, ma riempiti solo dell'amore di Gesù. E Agnese fa questa esperienza, l'amore di Cristo che la travolge e la fa essere fedele anche di fronte al martirio, quel martirio che lei accoglie, accetta con vera fede. Tredicenne giovinetta, credi a vincerti il tiranno, fosti vittima d'inganno, con le gemme coglionò.
nobil vanto, fuggi intorno a ti dal canto, il superbo tentator, Sant'Agnese dalla reggia, dove esulta in paradiso, ci conforta col sorriso di dolcezza e di pietà. Il tuo nome, o Santa Vergine, è candore e castità. Il tuo nome, o Santa Vergine, è candore e castità.